addio al semaforo a Marotta, a breve l'avvio dei lavori all'incrocio tra l'Adriatica e la Pergolese. Per il sindaco Barbieri è un grande risultato, l'opera è attesa da decenni. Fano si aggiudica 68.000 euro del bando regionale sui centri commerciali naturali, in arrivo 4 totem digitali e contributi a 8 negozi che hanno riqualificato l'attività. Pesaro trova una cartella con 1.000 euro in contanti e la restituisce. Il bel gesto di onestà e senso civico di una donna di 65 anni. Ecco i 4 nuovi carri allegorici di prima categoria che sfileranno alla prossima edizione del Carnevale di Fano. Tema di quest'anno, l'arte. Dopo l'alluvione, Frontone riparte dai mercatini nel castello di Babbo Natale. Domenica il taglio del nastro con visitatori da tutta Italia e turisti americani. In arrivo tanti appuntamenti per il Ponte dell'Immacolata. Un cordiale saluto e benvenuti sul canale 19 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli, a breve ANAS realizzerà la rotatoria tra la statale Adriatica e la Pergolese, un'opera che permetterà di eliminare i semafori e migliorare la viabilità nelle due arterie. Sentiamo il servizio di Simona Zonghetti. È stato un percorso lungo e difficile, un'opera che la città attendeva da decenni, su cui in passato erano state spese tante promesse mai realizzate, che finalmente con orgoglio vedrà la luce sotto la guida della nostra amministrazione comunale. Con queste parole il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri ha espresso soddisfazione per l'imminente inizio dei lavori da parte di ANAS della rotatoria tra la statale 16 e la strada statale 424 Pergolese. E il ringraziamento come amministrazione comunale va all'ANAS per la collaborazione e anche per aver considerato strategica quest'opera importante per tutti i residenti e non solo, e ringraziamento anche agli uffici comunali e tecnici per il grande lavoro di squadra sin qui compiuto. La rotatoria ci permetterà di migliorare la viabilità esistente, quindi eliminando gli attuali semafori, e sarà sicuramente un'opera che contribuirà a migliorare anche l'immagine della nostra città. Il progetto, avviato con lo schema di convenzione sottoscritto nel novembre 2020, comprende anche la realizzazione dell'isola centrale degli spartitraffico, il rifacimento del manto stradale, un marciapiede per consentire ai pedoni l'attraversamento, l'illuminazione pubblica, l'adeguamento del sistema fognario con l'incremento dei punti di raccolta delle acque ed infine la nuova segnaletica e la realizzazione di parcheggi a servizio di attività e residenti. L'importo totale dei lavori finanziato da ANAS è di 475.000 euro, la progettazione e il finanziamento dell'opera è appunto a carico di ANAS, così come la realizzazione dei lavori, mentre il Comune si è occupato della parte espropriativa, quindi di mettere a disposizione le aree di proprietà dei privati. Quando inizieranno i lavori e quanto dureranno più o meno? ANAS ci ha comunicato che i lavori partiranno tra dicembre e febbraio, quindi nei prossimi mesi, e la durata del cantiere è di circa 180 giorni, quindi 6 mesi circa. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari ha premiato l'azienda ospedaliera di Ancona come migliore ospedale pubblico d'Italia. Il premio è stato assegnato a sorpresa questa mattina a Roma. Il governatore Acquaroli su Facebook ha precisato che è l'unica struttura pubblica ad avere ottenuto semaforo verde, cioè una valutazione alta per almeno 6 aree cliniche su 7 rispetto agli indicatori individuati dal programma nazionale Esiti. E il Comune di Fano si è aggiudicato 68.000 euro per sostenere 8 negozi del centro che hanno riqualificato i locali e per installare altri totem digitali collegati ad un software che farà partire le informazioni utili a cittadini e turisti.
L'amministrazione comunale continua a raccogliere i frutti del lavoro svolto dall'Ufficio Europa e dalla sinergia con le associazioni di categoria e le attività del centro storico. L'assessore Etty Lucarelli ha annunciato così l'ulteriore finanziamento ottenuto grazie al bando regionale sui centri commerciali naturali. Il comune di Fano, terzo in graduatoria, si è aggiudicato 68.000 euro e il contributo permetterà di portare avanti un progetto del valore di circa 140.000 euro. Noi abbiamo partecipato con un progetto ampio che prevede l'installazione di totem digitali nel centro storico e segue anche le idee del piano strategico per il turismo per informare meglio cittadini e turisti, un progetto che inizierà quest'anno ma che grazie a questo bando prevederà l'installazione di ancora più totem anche nella zona mare. Prevede un progetto portato avanti da Confesercenti insieme alla cooperativa Fanno al Centro con una card che motiverà le persone insomma a venire a acquistare in centro storico e prevede un progetto portato avanti insieme a Confcommercio finanzieremo direttamente la riqualificazione di 8 esercizi del centro storico che hanno riqualificato nell'attualità 2022 la propria attività. Ecco, noi interverremo direttamente, quindi finanzieremo il 50% delle loro spese. Ecco, tutto possibile grazie all'unione di intenti, grazie a una bella collaborazione, come dicevo, grazie alla presenza di un ufficio che può coordinare queste attività e grazie a questo abbiamo ottenuto questo importante finanziamento. Ed ora una breve di cronaca. Camion in fiamme oggi pomeriggio lungo la 14. È successo intorno alle 17.15 in direzione Cattolica a 4 km dal casello di Pesaro. Sul posto 4 mezzi del Vigili del Fuoco e la Polizia Autostradale che hanno chiuso il tratto interessato per permettere le operazioni di soccorso. A dare l'allarme è stato proprio l'autista che trasportava bombolette di profumo. L'intervento poco fa era ancora in corso perché si è resa necessaria la rimozione del mezzo con un autogru. Rimaniamo a Fano perché ai passeggi sono state inaugurate le panchine intelligenti dotate di connessioni Wi-Fi, rastrelliere per le biciclette elettriche e un defibrillatore automatico. Installate anche due telecamere per garantire maggiore sicurezza. Sostenibilità e innovazione. Le panchine intelligenti installate ai passeggi di Fano renderanno ancora più fruibile, dinamico, sicuro e al passo con i tempi questo polmone verde della città. Grazie ai nuovi arredi urbani, dal design accattivante e materiale resistente agli agenti atmosferici, sarà possibile connettersi alla rete tramite hotspot Wi-Fi e collegare smartphone, tablet e altri dispositivi alle porte USB per ricaricarne la batteria. Oltre alla connessione, le sedute, illuminate LED con un orologio predefinito, sono dotate anche di una rastrelliera per le bici elettriche e di una teca per defibrillatore automatico per far fronte ad eventuali emergenze. All'inaugurazione erano presenti il sindaco Seri, l'onorevole Mirko Carloni e i referenti e responsabili territoriali del gruppo Enel che ne hanno illustrato le caratteristiche. Potrebbe essere anche una piacevole esperienza di lavoro in smart working, visto che l'ambito del parco, l'ambito della panchina con la presa al fianco praticamente della seduta, perché no collegarci un portatile e magari trascorrere una giornata di smart working in un ambito diverso dal contesto normale. In più, per rendere l'area ancora più sicura, sono state installate anche delle telecamere di contesto che sono praticamente collegate con la rete della Polizia Municipale e quindi offrono comunque sia alla cittadinanza altri due occhi per poter osservare e tenere in sicurezza, diciamo, l'ambiente. Soddisfatto della realizzazione di quest'isola tecnologica anche l'onorevole Carloni, che aveva richiesto l'intervento di Enel quando era assessore all'energia della Regione Marche. Un passo verso una socializzazione, ha detto il deputato, che fa leva sulla condivisione e permette di vivere il concetto di Smart City. Gli avevo chiesto appunto se potevano fare un intervento a loro spese sulla città di Fano, che era la mia città ed è la mia città. E in quella circostanza, visto appunto anche il fatto che la proprietà del bene è l'Enel, c'è stato questo inizio di rapporto, hanno dato disponibilità con Enelix a fare queste panchine tecnologiche. Ne ho parlato con l'amministrazione comunale ovviamente, che ha la gestione del parco e quindi da lì è nata questa idea che oggi stiamo inaugurando. Effettivamente sono un servizio in più, fra l'altro l'assessore Brunori ha già attivato, avviato un percorso di riqualificazione attraverso la partecipazione anche del Consiglio dei bambini per la progettazione di un'ulteriore riqualificazione che vorremmo fare
partire nel fine 2023. E un ringraziamento ad Enel, perché ovviamente queste panchine sono state donate, quindi è anche questo un elemento di gratitudine ed è importante. Ed ora passiamo alle vostre segnalazioni. Da Metauriglia di Fano ci sono arrivate queste fotografie con le quali si segnala che un canale di scolo sotto la ferrovia nei giorni scorsi è stato occluso dalle ultime mareggiate. Si tratta di quello corrispondente il varco tra le nuove scogliere numero 2 e 3. Gli abitanti si dicono preoccupati per questa situazione. Infatti, a monte della ferrovia, lato Orti, la sabbia è arrivata nei campi ed ha formato un laghetto di acqua marina. Nel pomeriggio i residenti ci hanno fatto sapere che anche RFI è stata messa al corrente e che un loro tecnico ha eseguito un sopralluogo. E invece un altro reporter di strada chiede all'amministrazione comunale cosa intenda fare del Residence Arzilla in Viale Romagna a Fano, ormai abbandonato da anni, come potete vedere da queste fotografie. E adesso vi raccontiamo la storia di un bel gesto di onestà e senso civico accaduto ieri sera in via Rigoni a Pesaro, dove una signora di 65 anni ha ritrovato e restituito una cartella con all'interno 1000 euro in contanti. La donna, una volta aperto il fascicolo, si è accorta che era di un medico pesarese e che conteneva, oltre a ricette e documenti, anche il denaro. Così si è subito rivolta ai carabinieri che, in breve tempo, hanno rintracciato il legittimo proprietario e restituito la cartellina con i soldi. E torniamo a Fano nuovamente per un accordo storico siglato tra albergatori e campeggiatori. È nata Conf Turismo, una rete che offre tutela e strumenti più incisivi per il rilancio dell'offerta turistica. Posti letto nelle nostre città, circa 7.000. Uniti nelle battaglie e nella promozione turistica del territorio, la cooperativa Alberghi Consorziati e Faita Federcamping hanno stipulato un protocollo d'intesa impegnandosi a una collaborazione quotidiana con l'obiettivo di realizzare una migliore tutela delle imprese e di ampliare la gamma di servizi di assistenza e consulenza offerti ai soci. Grazie a questa sinergia operata d'intesa con Confcommercio Fano viene a crearsi un polo con circa 7.000 posti letto e comprende 37 alberghi e 9 campeggi su Fano, più 3 a Mondolfo e 4 a Pesaro. Avevamo bisogno di fare un lavoro di squadra, questo siamo riusciti dopo tanti anni, perché è circa 2 anni che stiamo lavorando proprio per questo, anche se dall'alto, da Roma, ci avevano comunicato di fare questa fusione. Poi posso dire solo una cosa, che lavoro di squadra, avere un territorio bello come il nostro è una cosa eccezionale. L'accordo, come ha spiegato il direttore Amerigo Varotti, prevede la realizzazione di diversi progetti, con un'attenzione particolare rivolta alla diffusione di buone prassi in materia di accessibilità, sostenibilità e digitalizzazione, alla formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori e alle azioni volte a contrastare l'abusivismo. Un anno fa questo protocollo è stato stipulato a livello nazionale e Fano è una delle prime realtà in cui viene ufficialmente siglata la collaborazione tra le federazioni. Non c'è concorrenza tra le due realtà? Assolutamente, non c'era neanche prima, però questa cosa serve anche, questa iniziativa serve anche a far capire che c'è assolutamente grande collaborazione fra le due federazioni, fra le due tipologie di strutture ricettive. Noi puntiamo molto a collaborare con le istituzioni locali per migliorare tutto quello che riguarda il discorso della promozione del turismo e poi in seguito anche l'accoglienza, che sono le due cose fondamentali. Dobbiamo essere pronti, ha aggiunto la presidente di Confcommercio Fano, ad accogliere turisti in strutture adeguate, in maniera regolare e con servizi all'altezza delle varie esigenze. Serve un prodotto di qualità e di importanza strategica, da soli non si va da nessuna parte. È fondamentale investire sia a livello regionale che a livello governativo nel turismo, perché per l'Italia intera, ma soprattutto per la nostra regione,
ha una ricaduta economica fondamentale il turismo. Sicuramente ci sarà una ripartenza nel 2023, quindi è un momento storico nel quale veramente bisogna investire nella nostra nazione e nella nostra regione per riportare i turisti, circoleranno e porteranno a un'economia importante a livello di lavoro, a livello di imprese che così possono sopravvivere e possono ripartire. Tutto questo poi deve andare in sinergia anche con le infrastrutture, di far ripartire la E78 che per noi è fondamentale per portare i turisti e appunto nella nostra regione dove abbiamo tanto da far vedere è fondamentale. Quindi noi veramente lanciamo un appello al che questo avvenga. Agli hangar dei carri del Carnevale di Fano sono stati presentati questa mattina dai carristi insieme al nuovo direttivo i 4 bozzetti dei carri allegorici che vedremo sfilare il prossimo febbraio. E allora vediamo nel prossimo servizio quali sono. Sotto gli occhi attenti e vigili del Voulon, la maschera ufficiale del Carnevale fanese, sono stati presentati questa mattina i 4 nuovi carri allegorici di prima categoria che sfileranno alla prossima edizione della manifestazione più dolce d'Italia dal 1347 nelle date del 5, 12 e 19 febbraio. I maestri carristi, insieme alla presenza del nuovo direttivo della Carnevalesca, Comune e BCC di Fano, hanno illustrato le loro opere tutte incentrate sull'arte, tema di questa edizione. Tanta emozione ovviamente, questi bozzetti si attengono ad un tema anche quest'anno. Abbiamo deciso di raccontare, di iniziare a raccontare un viaggio che durerà 4 anni, in viaggio col Voulon. Il Voulon ci accompagnerà per 4 anni da oggi verso il futuro, perché è questo che vuole fare il Carnevale. Quest'anno incentrata su spazio all'arte, quindi la scienza e l'arte che si uniscono per dare vita ad un nuovo Carnevale. Il primo lavoro presentato è quello di Valeria Guerra, intitolato Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima, un'opera in stile steampunk dove viene rappresentata in versione fantascientifica la favola di Cenerentola nel momento in cui la zucca viene trasformata in carrozza. Il cambiamento avviene tramite tecnologie, ingranaggi e forza vapore, un vero e proprio tripudio della meccanica. Il carro Pop Connection invece è curato da Luca Vassilic. Qui vengono inserite diverse figure dell'arte pop che prendono movimento. Tra queste Andy Warhol, uno dei maggiori esponenti dell'arte del Novecento, preso in un viaggio futuristico munito di visore per la realtà virtuale. Matteo Angherà propone The Dark Side, un'opera che rende omaggio ad uno degli album più iconici e famosi della storia della musica, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Il carro si divide in due parti, da un lato tanti orologi che scandiscono il tempo e dall'altro degli spettri, figure oscure ed indefinite ma facilmente riconoscibili. Nella parte superiore il prisma, dove all'interno viene rappresentata una bambina generatrice di vita e che raffigura la speranza delle nuove generazioni. All'apice invece l'eclissi, tema finale dell'album, e poi la luna. Chiude invece il carro di Giovanni Sorcinelli in arte Jox con Piacevolissime Volmente, un carro che rende omaggio alla poesia e ai grandi poeti italiani. Al centro Dante, che tiene in mano la colomba con la penna, simbolo della scrittura, al posto del classico ramo d'ulivo, un gioco allegorico che suggella il messaggio di pace. Intorno a lui tanti medaglioni, come nella tradizione pittorica degli uomini illustri. Infatti vengono rappresentati una selezione di autori che attraversano tutta la storia della letteratura italiana, dal 300 ai giorni nostri. Un percorso importante che la città di Fano sta facendo di valorizzazione del Carnevale, con una serie di progetti anche che guarda il patrimonio UNESCO, ecco, e l'importanza di ridare alla città quel Carnevale che abbiamo sempre conosciuto. Ecco, essere qua oggi e vedere il lavoro di questi ragazzi è veramente un'emozione, l'identità dei maestri carristi dà veramente forza al progetto del Carnevale.
Il prossimo anno torneremo a sentire proprio dai carristi il racconto delle loro opere con delle interviste più approfondite. E da Carnevale passiamo al Natale, a Frontone, uno dei comuni colpiti dall'alluvione 3 mesi fa, è tornato il sorriso e sono giunti visitatori da tutta Italia per l'inaugurazione dei mercatini nell'ambito dell'iniziativa Il Natale che non ti aspetti. A Frontone è tornata la magica atmosfera con i mercatini nel castello di Babbo Natale. L'iniziativa nella rete del Natale che non ti aspetti ha preso il via domenica 4 dicembre con il taglio del nastro inaugurale. Un bel segnale, ha esordito il sindaco Daniele Tagnani dopo l'alluvione del 15 settembre scorso che ha colpito Frontone, uno dei borghi fortificati più belli d'Italia. Una bellissima giornata, ha aggiunto Bartocetti, presidente dell'Umpli di Pesaro Urbino. Soprattutto una grande soddisfazione chiudere il secondo fine settimana con migliaia di visitatori da tutta Italia e anche un pullman di turisti americani. Siamo molto contenti dei primi esaltanti risultati. Bartocetti ha poi ringraziato la Regione Marche per l'ampio sostegno. 22 borghi e città della nostra regione che si uniscono per dar vita al più grande evento dedicato al Natale nel centro Italia. Oltre 100 manifestazioni per ricordare quelle tradizioni attorno alle quali le nostre comunità si sono costituite, ma che rappresentano anche un grandissimo traino per l'economia del nostro territorio e del centro Italia. Un ringraziamento a tutti i volontari, alle amministrazioni comunali, alle Proloco che anche quest'anno possono godere del sostegno dell'amministrazione regionale. La regione crede in queste iniziative, si fa forte di tanti volontari che animano i nostri borghi e che ci fanno rivivere le splendide emozioni del Natale, una festa della famiglia. Oltre ai rappresentanti del Comune e della Regione erano presenti Marco Bruschini, direttore dell'Agenzia regionale per il turismo e l'internazionalizzazione, Agnese Tufelli, vice direttore di Confcommercio Marche Nord e il sindaco di Sera Sant'Abbondio, Ludovico Caverni. Siamo qui a Frontone per questa splendida manifestazione che riporta il senso del Natale, i valori del Natale in questo pezzo delle Marche. 22 comuni fanno sistema insieme per fare un'azione promozionale comune del periodo delle festività natalizie. Questo per noi dell'ATIM è un segnale estremamente importante perché la nostra azione vuole creare un brand unico della Regione Marche e vuole dare un messaggio unitario di una regione plurale. L'iniziativa di Frontone replica l'8 e 11 dicembre. Tutti gli eventi sono consultabili sul sito e sulla pagina Facebook di Il Natale che non ti aspetti. E vi ricordo che dall'8 dicembre al 6 gennaio torna alla scoperta dei presepi il concorso di Fano TV dedicato ai presepisti delle Marche. Per partecipare è necessario inviare un breve video in orizzontale di circa 20 secondi oppure 3 fotografie all'indirizzo mail presepi@fanotv.it. Meglio se in questi ritratti c'è anche l'autore dell'opera e importante inserire il nome di chi lo ha realizzato e la località. E questa era la nostra ultima notizia, vi ricordo che subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo e a seguire un approfondimento dedicato alla presentazione del libro dal titolo Succede che a cura dell'associazione culturale La Via della Seta. Grazie per essere stati con noi e buona serata.